Sarà il castello di Duino uno dei luoghi della poesia per eccellenza, celebrato da Rilke nelle sue famose elegie duinesi, a ospitare le premiazioni dell'undicesima edizione del concorso internazionale di poesia e teatro Castello di Duino, uno dei più prestigiosi premi letterari rivolti ai giovani di tutto il mondo, patrocinato dall'UNESCO. Inserito nella più ampia festa della letteratura e della poesia, in calendario dal 17 al 22 marzo prossimi tra Duino e Trieste, dai suoi esordi ad oggi il concorso riservato ai poeti fino ai 30 anni di età ha coinvolto ben 11.000 giovani autori provenienti da 90 paesi e un pubblico sempre più numeroso e appassionato. Nell'edizione di quest'anno a cimentarsi ognuno nella propria madrelingua con il tema del viaggio, reale o immaginario, metafora della vita ma anche concreto momento di trasformazione, sono stati ben 900 giovani autori provenienti da ogni angolo del globo, dall'Argentina alla Nigeria, dall'Iraq al Pakistan, dallo Sri Lanka a Cuba, oltre a moltissimi poeti europei. A valutare le poesie nella lingua madre degli autori, una giuria composta da critici letterari, poeti e docenti universitari di letterature comparate, che come non accadeva da anni, ha assegnato la prestigiosa medaglia del Presidente della Repubblica a una giovane autrice italiana, Michela Pusterla, di Chiuro, provincia di Sondrio. Il primo premio è andato invece alla slovena Clara Catarina Ruppert, seguita sul secondo gradino del podio dal giovane poeta brasiliano Antonio Pedro Faro, ex aequo per il terzo posto attribuito alla rumena Victoria Tudor e alla polacca Agnieszka Zadlo-Diatak. La cerimonia di premiazione del concorso promosso dall'Associazione Poesia e Solidarietà sarà la degna conclusione della Festa della Letteratura e della Poesia, una 6 giorni di incontri letterari, reading, workshop, spettacoli teatrali e musicali, che richiamerà anche quest'anno a Trieste autori da tutto il mondo. A discutere con questi giovani poeti arriveranno a Trieste la scrittrice e poetessa Michela Monferrini, past winner del concorso e finalista del premio Calvino 2012 con il romanzo d'esordio, pubblicato nel 2014 da Mondadori, Chiamami anche se notte. Insieme con lei la scrittrice ed editor Federica Manzona, autrice di Di fame e di sventura 2011, Mondadori, premio Rapallo Carige 2011 e premio Selezione Campiello 2011, e Simone Marcuzzi, cui ultimo romanzo, Dove si va da qui, è uscito a settembre 2014 per Fandango Libri. I tre saranno protagonisti di un incontro-confronto dedicato alle forme del romanzo contemporaneo e alla creazione dei suoi personaggi. Ciao.